Ingegnere, un'opera importantissima, il simbolo di Milano, poi in vista dell'Expo diamo uno spolvero a questo bellissimo, a questa bellissima cattedrale e alla Madonnina. È un po' più di uno spolvero, è un restauro necessario per motivi strutturali, nel senso che se non si interviene ci sono delle parti della guglia maggiore che possono perdersi e anche compromettere la struttura stessa. Che cosa accadrà esattamente? Qual è l'opera di restauro della guglia? L'opera di restauro della guglia è anzitutto un controllo dello stato di fatto, quindi c'è una forma di esame con resa tridimensionale di tutte le parti. Una rimozione delle parti lesionate, una sostituzione dei perni, delle parti metalliche che provocano distacchi e un ripristino anche dove necessario con eventuali coppie di parti che non ci siano più. Questi restauri hanno un costo ingente e servono ancora tanti soldi così. I restauri hanno un costo ingente anche perché necessariamente durano necessariamente anni, alcune opere dovranno essere sostituite con coppie, la parte marmorea dovrà essere ristrutturata e l'ordine di grandezza di cui si parla è di 8-9 milioni di euro complessivi. C'è una parte diciamo di studi, ricerche e di documentazioni in parte supportata anche dalla regione, dal comune, da Arcus in un accordo di programma e in parte anche per certe ricerche dalla fondazione Cariplo per alcune ricerche specifiche, però sono interventi anche solo quelli strettamente culturali che superano i 500 milioni. Ecco, una nuova giunta, che cosa chiedete al Comune di Milano ora? Io la nuova giunta penso che la richiesta sia sempre quella, cioè sia quella di considerare il Duomo come il vero simbolo della città, un elemento di aggregazione fortissima per la città stessa, un elemento che porterà, come ha sempre portato, un indotto formidabile e che qualunque giunta non possa non tenerne conto. In realtà nel passato tutte le giunte si sono sempre dedicate per quel che hanno potuto al mantenimento o all'aiuto, alla salvaguardia del Duomo, poi le sensibilità possono variare. La cosa più importante, sarà pronta per Expo, sarà tutta pronta, bella e per poter dimostrare quanto è bella Milano? Dimostreremo che è bella Milano. Non so se è la cosa più importante che sia pronta per l'Expo o che il Duomo prosegua la sua sorte e accompagni con la Madonnina e i milanesi per i prossimi 150 anni.